Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati. Siamo tornati. Il nostro canale. Siamo Catania Food Lovers. Siamo. Non l'abbiamo mai detto, ma siamo noi. Quindi. Siamo Catania Food Lovers. Bentornati. Bello, Catania Food Lovers. Se è la prima volta che siete qua, benvenuti. Stavolta siamo in una location d'eccezione. Nella mia dimora. Tre colonne. Stiamo girando l'intro qui perché questo è l'ultimo giorno della palestra. La palestra si sposta. È un giorno speciale perché oggi lasciamo questo piccolo box per andare in un posto più grande. Che modo migliore se non festeggiando in mangiando paradiso. Quindi ragazzi, oggi, come avete potuto immaginare già dalla copertina, faremo un video come sempre legato allo street food catanese. Ma che street food? Se il video scorso, e se non lo siete andati a vedere, andatelo a vedere, sulle polpette era uno degli street food caratteristici di Catania, questo è un altro perché andiamo a trovare i paninari, il camion, il carrozzone. No, il carrozzone non lo dire perché tutti quanti hanno scritto i paninari, il carrozzone, a mangiare il panino Newstel. Newstel, patatine, ketchup e maionese. Facciamo Newstel e formaggio? Newstel e formaggio. Newstel e formaggio, unito tomato e maionese. Voi ci vedete un po' storti perché la telecamera è appoggiata su un coso, quindi siamo tipo così. Il panino del camion è un'istituzione a Catania perché? Perché in pratica tutti i ragazzi, a parte che costa veramente poco, quindi è alla portata di tutti, quindi ci mettere tutti i condimenti che vuoi che ti piacciono. La cosa bella è che sono aperti fino a tarda serata. Il panino nasce, il panino da paninaro, è un'influenza culturale venuta dall'America, perché il panino a Catania si diffonde negli anni 80. Io mi ricordo mio fratello, i primi panini, da prima era Newstel, è il tipico, come se fosse un hot dog. Lui è un po' più grande di me, quindi le patatine, tomate e maionese. Poi, quindi, da metà anni 80 diventò sempre più impregnato nella cultura catanese. All'inizio gli ingredienti erano pochi, ora praticamente c'è di tutto. Ci trovi anche la caponata, la parmigiana. Che ma noi stasera non faremo questo. Ci prendiamo quelli classici perché andremo a girare 5 carrozzoni che voi ci avete indicato. Mentre noi ci andiamo a prendere le cose, vi ringraziamo intanto per il like che state mettendo, per in il segui, momento. La campanella per rimanere sempre aggiornati in merito ai nuovi video che escono. Commentate se vi piace il video, se avete idee, e seguiteci su Instagram. Potete partecipare ai sondaggi che noi facciamo in merito ai video successivi. Quindi seguiteci su Instagram, seguiteci su TikTok e seguite pure, se siete di Catania, Tre Colonne. Tre Colonne, che è una palestra di CrossFit di Margherita, ed è, quindi ci sono pure io che mi alleno, e dei miei due soci, mio fratello e Gian Gillone. Quindi seguiteli su Instagram, magari dopo che vi fate le abbuffate, che seguite noi, dopo che vi fate i nostri futuro, poi smaltiteli, venite da noi. Paninaro. Ci vediamo fra il tempo di fare così. Siamo a Lungomare e il primo paninaro è Cristaldi, che a Catania è un must, ce l'avete nominato in tantissimi. Ma che bella la cornice, c'è il pacco giochi qua, è troppo bello. Bello, ho fame, andiamo. Ci siamo, questo è il primo panino Cristaldi. Quanto è costato il panino? 3,50. Sembra abbastanza abbondante, classico. E ti dirò che ci sono anche delle abbastanza patatine. Generalmente ne metto due precise. Io me ne mangio pure due. Generalmente si mangia il primo strato di patatine e poi si addenta il panino. Le patatine non sono in funzione d'olio, sono buone, sono quelle. No, la frittura è asciutta. Ovviamente sono quelle iper super prefritte. Le patatine, ragazzi, per me proprio dovrebbero essere patrimonio dell'UNESCO. Con queste musiche neomelodiche. Ci abbiamo Gigi Finizi di sottofondo, che è bellissimo. Di la metà e poi me lo lascio. Dopo che avete finito di mangiare tutte le patatine. Mamma mia, si vede la bontà dei tuoi occhi? Mamma mia, lo voglio. Formaggio Finland, che sarà tipo pasta di formaggio. È onesto. Invece di andare al McDonald's, vi mangiate questo. Vi prendete la Coca-Cola Zero. E vi costa anche di meno. E vi sazia di più. Sei tutto sporco di maionese. Il formaggio non è neanche male. Il pane non era male,
Wurstel saporito. Wurstel saporito e non è di quelli che poi ti sa tipo che ha un retrogusto strano per le quantità che fanno. Non è galbanino il formaggio, però è buono. E adesso ci spostiamo esattamente là davanti e c'è Jonathan. Questo video è stato fatto anche perché avevamo richiesto 200 like nel video delle granite. E ogni promessa è debito e quindi alla fine l'abbiamo fatto. Ma adesso vi chiediamo, noi vorremmo fare un video su tutte le cornie di Longo, macelleria Longo. 300 like ci arriviamo a questo video. Io vi prego. Tipica confusione. Credo ci voglia il numero. Una fila lunga 35 minuti, sembravano 6 numeri ma sono durati un'eternità. Quanto è costato questo bellissimo panetto? Quanto? 3 euro, costa di meno e la forchettina è migliore. Quindi punto forchettina Grifondoro. Test patatine. La frittura com'è? Buona, è asciutta. È un po' più pesante dell'altro. Sì? Allora il test peso al momento lo vince Jonathan. Sono molto buone le patatine ma sono senza sale. Però sono diverse le patatine, sono più grosse, non sono quelle. E sono quelle che mi piacciono di più a me. Mi attirerò le ire dei catanesi. Carusi, ma porchetta e formaggio nel panino del camion. La porchetta è una fitinzia, è un simil prosciutto soletta di scarpa. Ma come fate a mangiarlo, Gesù, Giuseppe e Maria? Le patatine erano buone, erano quelle del tipo un po' più grosso che mi piacciono di più. A Catania il paninaro non è solamente qualità, ma è anche a quello dove ti affezioni di più. Ammo, piccirida! Allora, il wurstel è pressoché uguale. Il formaggio qua forse è un po' più buono. Il wurstel è anche un po' crunchy. A me il wurstel mi piaceva di più quello di Cristaldi. Allora, il panino è buono, sempre junk food, porcoso. Cristaldi e Jonathan al momento. Cristaldi. Noi come al solito siamo sempre, uno pensa una cosa, uno pensa un'altra. Secondo me, perlomeno a me, quello che è piaciuto di più, ha soddisfatto di più Jonathan. Adesso io e la mia cameraman. Sono io. Ci accingiamo ad andare nel terzo paninaro di Catania. Nautico. Cambio di programma, volevamo andare al Nautico, ma era chiuso. Giovedì sera, i paninari che dovrebbero fare i soldi. E il Nautico era chiuso. Ci dispiace perché il Nautico era buono. Tantissime persone dietro che mi guardano. Vabbè, lei si vergogna fondamentalmente, no? Non siamo Giovanni Fois o Pratto, tutti questi, quindi ci vergogniamo un pochettino. Il paninaro Don Bosco a San Giovanni la Punta, ci dicono che è buono. Io ho la tigna illuminata, vediamo com'è qua. Anche qui c'è un manicomio. Catania non dorme mai. Lei si vergogna sempre. Sono una vlogger timida. Era una fila impressionante. Questo com'è? La luce è un po' una cacca, è una luce gialla. Sostanzioso. Sì, è pesante. E c'è un sacco di maionese. Lei si vergogna, si guarda attorno tipo gattino spaventato. Ma non ti devi spaventare. Allora. Non mi hanno dato la forchettina. Non sono male. Non mi hanno dato la forchettina. Non mi hanno dato la forchettina, ma sono anche un po' fredde le patate. Però sono piene di tomate e maionese. Lo guarda. Però rispetto al Cristaldi e Jonathan è anche questo piccolo. In realtà il peso è bello importante, eh. Tieni, guarda, ho trovato il modo come mangiarlo. Uso le altre patatine pulite come forchetta. Questo è il panino in tutta la sua bellezza. Com'è? Buono! Madonna, non devi parlare con la bocca piena. Io lo voglio. Pane e wurstel mi sono piaciuti più di altri due. Non credevo che ci potessero essere delle differenze tra i pani rari.
Pensavo fossero tutti junk food, zozzerie. E invece c'è il prezzo. Sono d'accordo sulle patatine perché sono più molli. Io le preferisco più croccanti. Però a me personalmente il wurstel di questo piace più di tutti. Sì? Sì. Wurstel, diciamo che siamo proprio, sono delle sfumature di grigio. Può dipendere molto dai gusti, ecco. Bisognerebbe mangiarlo senza niente per capirlo realmente. Nell'insieme preferirei o Jonathan o che state. Io ho fatto un morso con le patatine e un morso soltanto wurstel. Il morso con le patatine non mi ha entusiasmato, preferisco Jonathan. Il morso con il wurstel mi è piaciuto. È da provare solamente. Scusa, muspaki wurstel. A Catania è fondamentale. Fondamentale. Questo era il terzo. Sono semplicemente le 11, siamo partiti alle 9. Tu al momento, nell'insieme, tralasciando il wurstel, è quello che mi ha lasciato meno il segno, onestamente. Confermo, wurstel a parte. Mettete like se vi sta piacendo il video. Campanella. Campanellina, fondamentale. Quindi noi siamo stati, volevamo andare al Cavaliere Rampante, ma era chiuso. Siamo a Valverde. Sì, al... Come si chiama il suo posto? In realtà c'è scritto Panineria Chiosco Valverde, quindi non so. Questo qua dietro, qua andiamo. Una cosa per volta. Amen. Abbiamo preso il panino e lei vuole scappare perché c'ho paura che la gente la guarda. Non c'è nessun tipo di paura. Sì, vabbè, si vergogna. Andiamo. Ah no, c'è un ciauro. C'è un ciauro. Sì, è vero, è molto. E piano piano. Com'è la frittura? Già ci siamo di più. Sì? Sì. Manca Sanzo. La forchettina no. C'era un po' di patatine nella tua maionese. Come cotto delle patatine già ci siamo qua. La Firenze è quello che ha più patatine e più salse. A me la maionese piace tantissimo. Mi ha svuotato troppo facilmente. No, ma guarda che ce n'erano un sacco. Testo del morso. Vediamo com'è l'insieme. Fuori di camera. E questa carta è molto meglio rispetto alle altre perché non sfraccica e non sbrodo la cosa un niente. Carta alimentare di un certo tipo. Qua siamo a Valverde comunque. Ah, quanto costa il panino? 3,50 euro. Comunque il panino è più grande, il morbidone. Com'è? Il pane è buonissimo. Più buono finora? Sì, per te sì. Wurstel pure. Quindi lo stiamo. Lo stai eleggendo al momento numero uno? Secondo me sì. Qua la cosa si fa pesante. Il morbidone sembra più grande. Il wurstel è buono. E il formaggio si sente che è formaggio. Che non è una cosa scontata. No. La bacchettina la devo mangiare? No. Secondo me è più buona con tutto che sono. Comincia ad essere piena. Sento assolutamente il formaggio. Hai ragione. Qualitativamente è il migliore. Ma il morso dato nell'insieme mi ritorna un feedback, il feedback migliore di tutti. Patatine, salse, formaggio, wurstel e pane insieme è spettacolare. Mi è piaciuto tutto. Insieme pensiamo sia il migliore. Vabbè, andiamo all'ultimo paninaro e poi facciamo le considerazioni finali, dai. Andiamo. Siamo giunti all'ultimo paninaro della serata. Ragazzi, è stato un'odissea. Siamo a Vulcania, dal paninaro Saro, che io mi ricordo quando ero piccolo, insieme ai miei compagni di classe. Adesso lo prendiamo, ce lo ammucchiamo, facciamo le considerazioni finali e andiamo. E ce ne andiamo a Nimba, andiamo. Il panino è caldissimo. Ragazzi, se ci volete sostenere mettete un like a questo video e commentatelo. Siamo due poveri grassi. E per raggiungere, se raggiungiamo 300 like facciamo il video sull'ombra. Non ci stanno aprendo neanche gli occhi. È un po' caldo. Vediamo adesso panino. Com'è pesante? Un po' crudo della patata? Sì, l'ho visto subito. Devo assaggiare io? Sì, certo. Però questo assaggiato non erano male. Ah, non fanno caccia. Sono morbide, sono molto morbide. Sono delle patate fritte molto morbide. Oh!
Il formaggio è filamentoso. Mi piace il pane, mi piace tutto l'insieme, ma il würstel è un po' gommosetto, un po' fintello rispetto a quelli che abbiamo mangiato finora. Non è comunque soffiato. Buono il formaggio. Sì, è vero, del würstel è un po' chewing gum. Cioè, il formaggio è buono, ma a me non piacciono neanche le patatine. A te non danno la sensazione di essere croccanti? No. Non ti piacciono le patatine molle? A me le patatine molle mi ricordano quelle del pollivendolo. Tipo che lei è morta. Mi sta risalendo tutto. Faccio tutto io perché lei è morta. Ce l'ho fatta. Non volevo solamente fare ruttino in camera. Dicevamo, sì, fra tutti, vabbè, tutti quanti comunque sono sempre paninari, sono buoni, per carità. Però se sozzi. Devo... Sozzi, molto zuzzi. Unti, sì. Bisunti. Poi là dentro ci metti qualunque cosa, quindi ci sono 2 milioni di condimenti, se volete andate a provare, a sperimentare. Noi siamo andati sul classico. Easy, diciamo. Quello del chiosco Valverde per me è quello migliore, perché würstel, patatine, ottime, tutto molto, buonissimo. Molto buono. Buonissimo, sì. Poi secondo me, secondo personalmente, io... No, non ce n'è secondo, c'è primo. Solo primo, però a me mi è piaciuto poi, vabbè, io lo dico, mi è piaciuto Valverde, Cristaldi, Jonathan Cristaldi, questo e alla fine Don Bosco. E più o meno è la stessa cosa, però io faccio un primo posto e basta, perché poi gli altri più o meno si riparano. Sì. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi, seguiteci su Instagram, seguiteci su TikTok. Se vi va di che... se vi va di vederci, non so parlare più. Se vi va per ci mangiare qualcosa in particolare, scrivetecelo nei commenti. Sì, grazie mille di cuore sempre, perché anche se guardate questo video e l'avete droppato prima, ma se siete arrivati fino a qua vi amiamo tantissimo, ma vi amiamo anche se l'avete droppato dopo 4 minuti. Sì ragazzi, noi vi apprezziamo a prescindere, vi vogliamo bene, vi loviamo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. See you, Space Cowboy.